Buonasera dal telegiornale del Lazio. In primo piano l'emergenza carceri. Un detenuto si è tolto la vita nell'istituto penitenziario di Rieti, dove nei giorni scorsi era scoppiata una protesta. I numeri sono drammatici. 62 suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, 5 nel Lazio. I sindacati della polizia penitenziaria chiedono misure urgenti. L'inviata Gemma Giovannelli. Aveva 25 anni il giovane detenuto di origini egiziane che intorno alle 12 si è impiccato nella sua cella nel reparto di isolamento della casa circondariale di Rieti, dove in attesa di giudizio era stato condotto a seguito dei disordini avvenuti all'interno dell'istituto nei giorni scorsi. A nulla sono valsi i soccorsi, mentre sale a 61 il numero dei suicidi in carcere dall'inizio dell'anno in Italia, 5 nel Lazio, di cui 2 nella sola Regina Coeli, uno in corso di accertamento a Frosinone. Tutto ciò è intollerabile, servono risposte urgenti sia per le condizioni di vita in carcere sia per la riduzione del sovraffollamento penitenziario. Oltre 500 i detenuti nel carcere di Rieti, che potrebbe però accoglierne non più di 300, e questa è una tra le ragioni della protesta dei giorni scorsi. I detenuti si erano autogestiti non rientrando nelle celle per 2 giorni. Una sfasciata, un geniato, rotta. Ieri mattina non si è distratto i 2 colleghi. Perché fa caldo? Perché amici vogliono stare? Sovraffollamento e carenza degli agenti di polizia penitenziaria. Meno 18.000 unità in Italia, circa 1.000 nel Lazio, almeno 40 a Rieti. E quindi va fatta quanto prima riorganizzazione sia dal punto di vista assunzionale, quindi uno piano straordinario assunzionale e un restyling di tutti i carceri. E soprattutto, secondo la CGIL, è necessaria una riforma carceraria.